Siamo alla vigilia dell'arrivo in Italia della delegazione cinese, pletorica, numerosa, ecco, guidata dal presidente Xi Jinping. È una visita estremamente importante per il nostro paese, ma anche per la geopolitica mondiale, perché dopo Roma si andrà in Francia, incontrerà Macron, oggi c'è il Consiglio europeo, insomma, praticamente una mobilitazione su tutta la linea. Il nostro paese è, come dire, un po' perplesso, nel senso che si trova fra l'incudine e il martello. Da un lato c'è la Cina che preme per realizzare accordi con l'Italia, dall'altra parte ci sono gli Stati Uniti che ci richiamano ai doveri di alleanza, perché una presenza massiccia della Cina in Italia, ecco, porterebbe delle conseguenze non indifferenti per il nostro continente e per gli accordi che noi abbiamo. Ieri Xi Jinping ha scritto un bel articolo sul Corriere della Sera in cui ha spiegato quello che è, in un certo senso, lo scopo, l'obiettivo di questa sua visita. Nelle precedenti puntate della nostra rubrica, Dino Sorgonacci ha spiegato più volte, ecco, quando ci sono stati gli approcci diplomatici in preparazione di questa visita, che cosa stava succedendo. E noi oggi, riducendo all'osso, vogliamo chiarire ai nostri telespettatori un po' i termini della questione. Allora, Dino, la prima domanda è questa. Disegna un po' a grandi linee, come dire, questo colosso, questa superpotenza che arriva anche un po' baldanzosa nel nostro paese. Ecco, la Cina. Allora, la Cina è una repubblica popolare cinese, la lingua è il mandarino, gli abitanti sono circa 1 miliardo e 400 milioni, è il terzo paese al mondo per estensione, dopo la Russia e il Canada. Pensate che ha una superficie di 9 milioni e quasi 600 mila chilometri quadrati. Confina con numerosissimi paesi che vanno dall'Afghanistan, al Bhutan, la Birmania, l'India, per parlare dei principali, il Pakistan, la Russia, il Vietnam, la Corea del Nord. Ha una valuta che si chiama renminbi cinese. Si parla il mandarino, ma si parla anche il portoghese e l'inglese. Questo è, diciamo, i dati maggiori. Poi, che possiamo dire? Il massimo organo legislativo è l'Assemblea Nazionale del Popolo, che è in carica per 5 anni. L'elezione di questo organo non avviene direttamente, ma attraverso una serie di sistemi di assemblee e comitati. L'Assemblea poi nomina il Presidente della Repubblica, cioè l'attuale Xi Jinping, ma Scusa Jinping se è ti anche segretario interrompo. generale del Partito Comunista. Dino, ascolta un attimo, ascolta un attimo. Non molto tempo fa tu ricorderai che c'è stata la grande assemblea, diciamo, del Partito Comunista Cinese e di tutti i rappresentanti delle varie zone di questo colosso. Ed è stata modificata la La Costituzione. Costituzione. Xi Jinping è diventato di fatto il dittatore perpetuo
nel senso che a meno che non ci siano clamorosi, ma per il momento imprevedibili sviluppi, sarà presidente a vita. Ma precedentemente, nel 2017, nella Costituzione cinese fu inserita come linea strategica della Cina la cosiddetta Via della Seta. E su questa linea, ecco, c'è un richiamo costante da parte di Pechino. E anche noi hanno detto aderite, aderite, aderite a questa nuova Via della Seta. Che cos'è questa nuova Via della Seta? Allora, diciamo che l'idea nasce nel 2013. Per quale motivo viene fatta questa benedetta Via della Seta? Tenete conto che il nome Via della Seta viene messo soltanto alla fine del 1800 da un barone geografo tedesco. Fino ad allora non si era mai parlata di Via della Seta. Perché? Perché la cosiddetta via che aveva tracciato Marco Polo, di cui aveva parlato più che tracciato Marco Polo, non erano altre che una serie di sentieri, di fiumi su cui si era instradato questa famosa commissione veneziana, ma non c'era una strada che dall'Europa portasse direttamente nella Cina, quindi è una cosa artefatta. Adesso invece si vuole costruire una serie di infrastrutture che vanno, ponti, strade, ferrovie, autostrade, eccetera, che partono da Pechino, vanno anche per tutto il nord della Cina, che è quello meno economicamente sviluppato, e poi passino attraverso tutto l'Asia, il Medio Oriente, l'Africa, arrivano in Europa. E poi addirittura si parla di andare attraverso lo stretto di Bering, addirittura in Canada e poi negli Stati Uniti. Sì, sì. Senti un'altra cosa, Dino. Allora, delineata così la Via della Seta, detto anche che l'investimento cinese è veramente sbalorditivo, si parla, se non vado errato, di 900 miliardi per una infrastruttura di questo tipo. Ecco, ti vorrei chiedere questo: che ci guadagniamo noi italiani, non solo, come dire, firmando il memorandum che è di politica generale, ma che ci guadagniamo concretamente con le nostre imprese? Qual è l'interscambio Italia-Cina? Allora, ci guadagniamo che intensificheremo gli accordi e le interconnessioni commerciali. Perché? Perché fino adesso si sta tanto discutendo sul nostro memorandum, ma pensate che c'è una ferrovia di 11.000 chilometri, una ferrovia internazionale che si chiama Yuzhnyov, che parte dalla Cina, arriva in Germania, a Duisburg, dove c'è un centro di distribuzione delle merci che è stato visitato nel 2014 da Xi Jinping. Sono treni lunghi un chilometro che trasportano milioni di computer, portatili, scarpe, vestiti, e dall'altra parte arrivano elettronica e pezzi di ricambio, apparecchiature, eccetera. Ecco quello che ci guadagneremo anche noi. Cioè, mentre c'è stata un'alzata di scudi, in parte giustificata perché la Cina, dove penetra anche con sistemi a vantaggio della sua politica di avanzamento, va bene? E quindi sì, dello spionaggio, eccetera, sì. Ma l'alzata di scudi anche di alcuni paesi era un po' di carità pelosa, perché loro già
con la Cina, anche se non hanno fissato un memorandum, hanno rapporti commerciali di gran lunga superiore al nostro commercio. Sì. Senti quest'altra domanda che riguarda l'altro polo. È stato detto in termini molto chiari che lo scontro tra Stati Uniti e Cina, che è da, come dire, presagire, noi ci auguriamo che non sia mai uno scontro armato, per l'amor di Dio, ma lo scontro tra Stati Uniti e Cina avverrà sulla intelligenza artificiale, dove i cinesi sono lanciatissimi, e avverrà sulla conquista dello spazio, perché anche lì Pechino preme sull'acceleratore. Allora, gli Stati Uniti, che ci richiamano, ci ricordano che loro sono i veri investitori in Italia e che i cinesi, insomma, ecco, fanno questa politica da board, ma non c'è da fidarsi. Ecco, come sta la posizione Stati Uniti-Italia? Allora, la posizione Stati Uniti-Italia, come sappiamo, noi facciamo parte di un'alleanza occidentale che è la NATO, dove ci sono gli Stati Uniti. Ma questo accordo, diciamo, che questo Belt and Road, come viene detto in inglese, che è cintura di infrastruttura, è vero che è a fini economico-commerciali, ma è chiaro che, come ha spiegato nel 2013 Xi Jinping, ha una priorità di politica estera, quindi di penetrazione, quindi ha significato geopolitico e non solo geoeconomico. Ecco perché l'alzata di scudi all'inizio sul memorandum degli Stati Uniti. Ma l'Italia ha dato delle garanzie che innanzitutto le infrastrutture strategiche sono al di fuori di questo memorandum. Ecco, è vero che Trump e Xi Jinping si avviano a firmare un accordo che supera i dazi e quindi mette pace alla guerra commerciale che c'è stata, però non c'è dubbio che questa cintura che i cinesi hanno fatto l'hanno fatta in contrapposizione alla politica dei mari degli Stati Uniti. I mari sono possesso della marina militare americana, mentre la Cina non è forte sul mare, è forte sulla terra, dicono il secondo esercito del mondo, se non il primo. Ecco perché ha necessità di allargarsi sulla terra. Okay. Bene, credo che abbiamo, come dire, centrato l'obiettivo dalle due diverse angolazioni molto importanti. Grazie per l'illustrazione, buon lavoro!